Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono Abdel Wahab Ibrahim Sharab dall'Egitto. Faccio parte del Dipartimento di Lingua Italiana presso l'Università di Al-Azhar al Cairo. Innanzitutto vorrei rivolgere un dovuto e sentito ringraziamento al signor Felice Lizzanti, agli organizzatori del Premio Energeia, alla Regione Basilicata per avermi dato questa opportunità di partecipare al concorso Energeia e per la menzione che non me l'aspettavo e ovviamente per l'ospitalità. Dunque, ho conosciuto il Premio Energeia grazie alla mia cara professoressa Silvana Muzzatti, che insegna all'Università di Al-Azhar. La professoressa Silvana ci aveva offerto un corso di scrittura creativa che si è tenuto presso l'Istituto Italiano di Cultura al Cairo. In questa occasione colgo anche l'opportunità per ringraziare sentitamente il professor Davide Scalmani, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo, il quale ha organizzato la preparazione per il Premio Energeia Egitto. Per quanto riguarda il mio racconto, che si intitola La mia Mecca, posso dirvi che il tema centrale del racconto è la questione dell'immigrazione e il rapporto fra due culture. Sogni, nostalgia, emozioni, speranza di un immigrato vengono resi in modo vivo e realistico. Due mondi, così come Roma e la Mecca, dialogano in modo soggettivo. Concludo dicendovi: beati voi che avete questa bellissima città di Matera, la città stesa nelle e sulle rocce, ed invito tutti a visitarla. Grazie, grazie davvero.